Le novità di questa edizione sono che la seconda edizione sono soprattutto l'aggregazione di tutte le istituzioni genovesi che hanno deciso di presentarsi insieme di fronte all'Europa come un battaglione con tutte le specialità e le caratteristiche che noi abbiamo. Quando dico tutti vuol dire che lo scorso anno abbiamo sottoscritto un protocollo, quindi il Comune che fa il Blue Economy Forum insieme alla Camera di Commercio, insieme all'Università e insieme ad Assoagenti. Quindi quest'anno ci saranno 4 eventi, i primi due li presentiamo la settimana prossima, che saranno nello specifico quello del Comune e quello dell'Università, e poi a giugno ci saranno gli altri due pezzi. Quindi la grande novità è che per la prima volta le istituzioni genovesi, in quello che è l'azienda più grande della città, vanno avanti unite. Il primo contribuente italiano è il Porto di Genova. Il Porto di Genova impiega 56.000 persone, con l'indotto sono altre 120.000 nel nord della città. Sicuramente è un'eccellenza che non ha nessun altro, sicuramente bisogna investire, ma soprattutto ricordiamo che il Porto di Genova produce quasi 6 miliardi all'anno di imposte, IVA, di dazi, e quindi richiede investimenti per essere mantenuto il primo porto italiano. Aggiungerei anche che la storia di questa città ha già fatto vedere come è stata trainante per tutto il mondo commerciale, almeno in Europa, e quindi quello che noi vogliamo fare, quello a cui puntiamo, è quello di ritornare a queste eccellenze. E oggi che le grandi opere sono partite, i segnali sono tutti positivi. Aggiungo ancora che un euro investito nell'economia del mare ne produce quasi altri 3 su tutte le attività collaterali, quindi è veramente l'azienda cardine per questa città.